Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò di un altro coltello della Spyderco, il Clipitool Standard. Per quanto ne sappia io, la Spyderco produce quattro tipi di Clipitool. Il Rescue, che praticamente ha una lama seghettata, le guancette in G10 e ha un'aggiunta di altre lame con funzioni dedicate al soccorso. Poi produce altri due piccoli coltelli, che è il Clipitool Scissors, che praticamente ha una forbicina più la lama principale, e il Clipitool Bundle Opener, che ha la lama principale e un apricapsule. Andiamo al coltello. Il Clipitool Standard praticamente ha tutte le funzioni adatte ad una vita all'aria aperta, campeggio o escursioni a breve medio raggio. All'interno della sua scatola troviamo un dépliant con le varie funzioni dello standard e ci sono anche le funzioni del rescue. Il coltello si compone da una lama principale con blocco liner lock, le guancette, come dicevamo, sono in G10, ha una clip per il porto posizionabile in due punti. Il leader è molto duro da disimpegnare, difatti non riesco a farlo con una mano, ma devo farlo con due mani, ma magari con l'utilizzo diventerà più morbido. L'altra lama ha un piccolo cacciavite ed è un apriscatole, ha anche una godrunatura per agevolare l'utilizzo. Sia così che in questo modo. Non ha blocco liner lock questo tipo di lama, ma solo a molla semplice. L'altra lama, anche lei a molla semplice, ha un altro cacciavite ed è un'apricapsule con un'altra godrunatura per facilitarne l'utilizzo. Gli mancherebbe soltanto il tirabuciò ed diventerebbe come un Victorinox picnicker, ma la Spyderco è un altro pianeta, secondo me. Andiamo a vedere come taglia questa lama, che è in 8CR 13 MOV. Ragazzi, è un rasoio. Il peso del coltello è di 120 grammi, nonostante le svariate lame in più che ha, è abbastanza leggero. Andiamo a vedere la misura totale del coltello, è più comodo tenerlo così. La misura totale è di 200 mm, la lama è di circa 90 mm con il tagliente da 80 mm. Anche la lama principale ha una godrunatura che si può portare, diciamo, ad un'impugnatura più avanzata. Si impugna abbastanza bene anche nel reverse. Non danno fastidio i due anelli delle lame supplementari. Anzi, potrebbero essere anche un appiglio maggiore per l'utilizzo.
Lo spessore della lama non l'ho misurata, sarà sui 2 mm, credo. Sì, 2 mm, 2 mm e mezzo. Lì, ragazzi, è proprio un bel coltello. Fuori, diciamo così, tra virgolette, dagli standard Spyderco, non ha nessun tipo di gioco, ovviamente. Perfetto, bellissimo. Questo è tutto, ragazzi. Al mio prossimo video.